benvenuti nel nono episodio della carriera allenatore su FC24. Oggi video importantissimo che inizierà con un super big match Inter-Juve. Questo che vedete in basso è il riepilogo del progettino che stiamo portando. Siamo nella prima stagione e abbiamo l'obiettivo di portare a casa almeno un trofeo. Il campionato ormai è andato, però la Coppa Italia si può ancora vincere. Faremo 3 anni e poi sarete voi alla fine del ciclo triennale a votare il miglior giocatore della carriera. Mi raccomando però, non smettete di supportare questa serie. Infatti lasciate subito un bel mi piace adesso per supportare la carriera che stiamo facendo. L'avete lasciato? Bene, ora possiamo iniziare. La squadra è questa. Abbiamo arretrato Molina e Llorente per avere qualcosina in più a livello difensivo, visto che la fase difensiva è il punto debole della nostra squadra. Piccolo cambio però, bisogna togliere Luis Alberto che è stanco, al suo posto mettiamo Fagioli che è andato molto bene recentemente e quindi ho piena fiducia in lui, non sono preoccupato per l'assenza di Luis Alberto. La classifica è questa, siamo al 5° posto con una partita in meno, voglio fare bene perché la squadra è pronta, la squadra è completa, dobbiamo adesso dimostrare di essere pronti, di essere forti, battendo la prima della classe. Guardate quanti punti all'Inter, 60, 22 partite, 19 gol. Che segnale incredibile diamo al campionato se battiamo l'Inter a San Siro. Qualcosa di incredibile, ed è per questo motivo che dobbiamo fare una partita perfetta. Questa è la squadra, difesa a 3, hanno il gioco sulle ali con Carlos Augusto a sinistra, Cuadrado ex a destra, Thuram e Lautaro Martinez. Sono pronto ragazzi, sono pronto. Andiamo a San Siro per la prima partita di questo episodio. Ci siamo signori, ci siamo, skippiamo ogni cosa, le squadre stanno entrando in campo, anzi sono già sul terreno di gioco e inizia adesso Inter Juve, massima concentrazione, voglio la partita della vita. Ottimo recupero palla, Marcos Llorente, Vlahovic si gira, poi allaga dal lato subito per Marcos Llorente che spinge addirittura lui dentro il cross, è buona, no, non ci credo, cos'è fallo di mano mio, ma porca misera, mi è rimasta la palla dietro. Molina, tocco per Rabiot, filtrare dentro, è buono per Chiesa che la mette giù, girati, difendila con calma, qualcuno che l'aiuti, andiamo indietro da Molina che arriva, tocco per Rabiot, dentro basso per Fagioli, però stiamo veramente facendo noi la partita, eh? Questa è già una cosa buona. Locatelli, tocco per Chiesa, Molina però non scatta perché nelle istruzioni ha che deve restare dietro, questa cosa però un po' ci penalizza. Chiesa, tocco dentro, passa, è buona, il cavallo, Rabiot sinistro, tiro centrale, era tutto fermo per fuori gioco. 22 minuti veramente buoni. Llorente, tocco per Vlahovic di tacco, dentro per Fagioli di prima, per Locatelli, siamo in pochi però qua davanti, siamo in veramente pochi. Rabiot, dentro, è buonissima, prendila, go che Chiesa, fortunato, dentro passa e poi Rabiot, Chiesa, era fuori gioco, mi sa, però calcio d'angolo, ok, calcio d'angolo, l'ha dato, sì, l'ha dato. Battuto corto, per chi? Per Vlahovic, è uno schema tecnico-tattico, eh. Llorente, dentro per Chiesa, che poi calcia col sinistro, non va, ancora Chiesa, si gira, dentro per Bremer, filtrante, no, non ci credo, era bellissima, abbiamo fatto il miglior tempo della carriera. Fagioli, tocco per Llorente, che attacca anche lui, secondo palo per Chiesa, proviamoci, è buona, Chiesa stacca, non ci arriva. Locatelli di testa, rimettila, ok, stop, Llorente, dentro, bassa, Vlahovic a destro. Parata di Sommer, incredibile, dai, lo meritiamo però il gol. Calcio d'angolo, battiamolo corto. È troppo importante questa vittoria, anche dal punto di vista mentale. Battere l'Inter che non ha mai perso. Attenzione qui, Vlahovic. No, Rabiot, perché hai fatto questo? Ancora buona però, Llorente, Locatelli, Bremer. Occhio a non sbagliare il tocco. Fagioli sulla posizione di Llorente, va bene lo stesso. Attenzione qui, Llorente, tocco dentro. Destro, ancora parata di Sommer. E poi De Vrij in qualche modo evita il calcio d'angolo. Aslani, Barella, possesso palla Inter. Ma siamo messi da Dio, siamo messi in campo veramente benissimo adesso. Rabiot, filtrate per Chiesa, che può andare veloce. Chiesa contro Bastoni, non ce la fa in velocità. Provaci lo stesso. Chiesa passa, Chiesa destro. Parata ancora di Sommer. Incredibile. Lo meritiamo. Cavolo, solo meritiamo il gol del vantaggio. Mannaggia la vacca. Vlahovic può andare fino in fondo. Vlahovic viene messo giù, fallo. Si continua forse per il vantaggio. No, punizione. Allora, potrei anche tirare, però non lo so. In mezzo ho messo pochi uomini. In realtà c'è qualcuno in mezzo. Potrei anche tirare a giro. Effettivamente non so. Diamo la curta più a Chiesa che è là vicino. Vediamo un po' se viene. Chiesa, girati. Sei sul mancino però. Allaga dall'altro lato. Locatelli dentro per Vlahovic. Vlahovic sinistro, deviato ancora, calcio d'angolo. Pazzesco. Lo batto corto questa volta con l'uomo vicino. Rabiot, tocco per Marcos Llorente che ha spazio. Marcos Llorente a giro. Chiesa sinistro ancora. Incredibile. Attenzione, Locatelli recupera palla. E buona, ti prego, mettila dentro. Ok, tacco. No, Vlahovic destro. No, non ci credo. No, questo non lo accetto. Ha preso anche questa. Incredibile, questo non lo accetto. Vlahovic, non ti addormentare.
Tocco Pegliorente, dentro passa per Chiesa, Chiesa sinistro, traversa linea, incredibile, 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 incredibile. Fagioli è buona dentro, ho sbagliato il tocco. Ho sbagliato. Ragazzi, applausi. Applausi per questa Juve perché finalmente abbiamo trovato la quadra. Nuovo modulo, nuove tattiche, nuove istruzioni. Abbiamo letteralmente massacrato l'Inter che sta dominando questo campionato. Ci abbiamo messo un po', senza abbassare la difficoltà. Ci abbiamo messo un po', 11 tiri a 1 con 61% di possesso palla. Questo perché ogni volta che l'Inter prendeva palla, praticamente aveva 3-4 nostri uomini attorno e non riuscivano a fare quel possesso palla che invece hanno sempre fatto i nostri avversari dall'inizio della carriera. Molto bene, adesso questa non deve essere però una partita randomica, cioè dobbiamo dare comunque continuità a quello che abbiamo visto in campo. La prossima partita è contro la Lazio ed è fondamentale perché la Coppa Italia è l'unico trofeo che possiamo vincere. Abbiamo battuto 5-0 il Torino nel primo turno, adesso c'è la Lazio all'Olimpico. La squadra è questa con Fagioli che non si regge in piedi, sta ancora facendo la partita Fagioli. Mettiamo Luis Alberto che è molto scontento perché non ha giocato una gara. Incredibile però, dai, non è possibile, raga. Ci ho fatto riposare Luis Alberto una volta e diventa molto scontento. Ma cos'è sta roba? Ha chiesto di essere ceduto! E no, per le prestazioni della squadra! Non è per lui, è per le prestazioni della squadra. Mamma mia. Dai, forza, Luis Alberto, adesso che abbiamo trovato la quadra. Non ti preoccupare, Luis, non ti preoccupare. Adesso le vinciamo tutte, lo facciamo per te. Le vinciamo per te. Lazio-Juventus, andiamo dentro, signori. Contro la sua Lazio. Ecco perché è triste. Contro la sua Lazio devi far tripletta. Andiamo dentro, signori. Voglio una partita molto, molto, molto buona come abbiamo fatto prima con l'Inter. Andiamo. Ci siamo, le squadre sono quasi in campo. Adesso sono fisicamente sul terreno di gioco. E inizia adesso Lazio-Juventus. Calcio d'angolo per la Lazio. Attenzione di testa. Ancora lì Locatelli, resta lì due volte. Destro Llorente. Non so cosa sta accadendo. E ora siamo anche un po' fortunati. Ma è giusto così, visto che prima siamo stati sfortunati. Chiesa, tocco per Rabiot che scatta. Occhio perché c'è Vlahovic. Andiamo sull'altro lato. Cambia tutto. Bellissimo. Di testa subito di prima. Bravo. Era bella. Era bellissima. Ancora la Lazio che insiste. Guendouzi. Tocco per Castellanos. Meglio la Lazio. Bravo Luis Alberto. Bravo, però siamo molto più compatti dietro. Chiesa. Perdiamo qualcosina lì davanti. Infatti anche con l'Inter 0 gol, anche se siamo stati sfortunati, siamo con meno uomini, però è quello che ci serve, è quello che ci vuole. Vlahovic 1 contro 1, prende la mira, spara in porta e segna il primo gol di questo video. Dusan Vlahovic. Va bene raga, va bene, segniamo di meno, costruiamo di meno, però almeno subiamo anche molto di meno. Tanto noi comunque un gol lo facciamo, cioè con la qualità che abbiamo. Vlahovic, Chiesa, Luis Alberto. Bravo Marcos Llorente, ha dato la svolta lui, ha dato veramente la svolta. Attacco, veloce, tacco. Bravissimo, va bene lo stesso per Luis Alberto che può metterla dentro, passa. Non ci arriva nessuno. Isaksen. Ora tocca al Lazio però. Siamo attenti perché ora siamo un po' scoperti. Bravo, bravo Bremer. Bravissimo. Evitiamo il calcio d'angolo. No, l'ho regalata però. No, Guendouzi. Occhio. Troppo spazio. L'ho regalata. Incredibile. Gol di Vesino 1-1. Vabbè, ho sbagliato ragazzi. Non me ne ero proprio accorto. Niente. Gol di Vesino. No, dai Molina. Dai, sei sempre stato perfetto. Vai, recupera. Stai attento a non far fallo. Ok, è nostra. Sì. No, è calcio d'angolo. Ma dai, ma che arbitro è? Dove cavolo l'ha visto sto rimpallo? Attenzione qui, la palla resta lì. Luis Alberto si addormenta. Luis Alberto sinistro. Kim in qualche modo di testa. Ok, bene. Usciamo palla a terra. Locatelli può andare. Filtrate subito. È buonissimo per Vlahovic, che è veloce. E può andare in mezzo. C'è qualcuno. C'è Chiesa. La palla è per lui. Chiesa può andare davanti alla porta. Uno contro uno. Sinistro. Chiesa. Sì. Sto giocando con una concentrazione che davvero, cioè, non avete idea. Rabiot, tocco per Chiesa, che si gira, può andare. C'è Vlahovic, la palla per lui. Vlahovic, dribbling. Vlahovic, con calma. Poi subito per Luis Alberto, che allarga dall'altro lato per Marcos Llorente. Siamo stremati. Cross dentro per Chiesa. Chiesa, stacca. Calcio in faccia. Come siamo messi bene in campo. Mamma mia, come? Ah, ma perché non l'hai presa? Eri lì, uno di recupero, attenzione qui. Guendouzi, sbaglia Guendouzi. L'arbitro fissi a questo punto alla fine. Passiamo il turno, siamo in semifinale di Coppa Italia. Ma finalmente, lo possiamo dire, stiamo vedendo la vera Juve. La squadra è pronta, la squadra è completa. Ci abbiamo messo un po' per trovare la quadra, per capire come giocare con questo modulo, per capire come difendere. Però l'importante è che ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro l'Inter, che è la squadra più forte del campionato secondo il gioco, perde 3-1. Quindi le nostre avversarie sono il Napoli, il Sassuolo e la Roma.
dobbiamo assolutamente vincerla questa coppa. Per forza. Continuiamo ad avanzare perché adesso c'è l'Udinese, signori. Offerta per la Croazia, non ci interessa. E Chiesa sembra a corto di energie, così come Vlahovic. Sono entrambi a corto di energie. Vediamo un po' se hanno recuperato. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Allora, qui devo un attimo rivedere i programmi di allenamento. Allora, mettiamo specifico per l'energia. Almeno per questo momento, mettiamo così. Lo applichiamo per tutti quanti, ragazzi. Per tutti, per tutti. Perché la lucidità è molto alta. Siamo a 97, però caliamo un po' a livello di forma fisica. Questa cosa non va bene. Allora, Luis Alberto va fuori per adesso e possiamo mettere i fagioli. Poi mettiamo anche Miretti. Quindi facciamo Miretti, fagioli. Togliamo Chiesa e ci giochiamo la carta Orsolini. Perché Orsolini è un ottimo AT. Molti infatti mi avete consigliato nei commenti di metterlo AT e di utilizzarlo non come titolare ma come vice Chiesa. Quindi utilizziamolo qui adesso. Ma anche Fagioli è stanco. Quindi, cioè, non ho praticamente centrocampisti. Mettiamo McKennie allora. L'ho trasformato CDC. Però vabbè, mettiamolo qui lo stesso. Togliamo Marcos Llorente e mettiamo UEA a destra. E per il resto la squadra è confermata. Sì, adesso in teoria con i piani di crescita aggiustati mettiamo Chiesa in panca, che magari subentra al posto di Gatti, che ne so, per un assedio finale. Adesso che ho modificato i piani di crescita, in teoria, o comunque i piani di allenamento, in teoria tutti dovrebbero recuperare la forma fisica, perché i piani di allenamento che ho messo erano buoni quando si ha una partita a settimana. Con il turno infrasettimanale di Coppa Italia sono saltati un po' tutti quanti gli schemi. Quindi dobbiamo ricordarci di cambiare l'impostazione, il programma di allenamento quando abbiamo la partita durante la settimana. Questa comunque è la classifica. Siamo al quinto posto, 40-40. Però il Napoli ha una partita in più, quindi vincendo o anche pareggiando siamo quarti. Sfidiamo l'Udinese 17esima con questa formazione qui. Dobbiamo assolutamente fare bene. Dobbiamo vincere, eh? Voglio un capo tecnico. Sì, un po' di turnover, però comunque siamo molto più forti dell'Udinese. Andiamo. Tutto pronto, signori, siamo in campo davanti a tutti quanti i nostri tifosi. Juventus Udinese, si parte, terza partita del giorno. Attacca l'Udinese. Occhio perché sono partiti leggermente meglio di noi, eh. Non riesco più a difendere come prima parata di Szczęsny. Primo squillo della squadra ospite dopo 8 minuti di gioco. Ancora l'Udinese che insiste. Non abbiamo approcciato bene questa partita e non capisco il motivo. E questa cosa mi fa abbastanza preoccupare. Attenzione qui perché c'è il tiro che viene murato in qualche modo. Sì, avendo comunque tantissimi uomini in difesa riusciamo comunque a contenerli e a non subire gol. Però non lo so, stiamo facendo fatica. Uea, tocco per Vlahovic che non riesce a prendere la palla. 31 minuti, 0 occasioni create, 0 tiri fatti. Vlahovic, tocco per Uea, filtrante, buono. Orsolini sinistro, pallone parato. Primo tiro in porta, eccolo qua. Calcio d'angolo, batte McKennie per Vlahovic che la mette dentro. Sì, non volevo fare questo, va bene lo stesso. Orsolini, finta, mettetela sul sinistro, il piede buono. Orsolini con calma, ragione Orsolini. Occhio, difensore a terra. Orsolini può andare. Orsolini sinistro, mamma mia, come l'ha presa. Cioè, non l'ha presa neanche con la mano, l'ha presa col petto praticamente. Bella però questa azione individuale di Orsolini. Vlahovic, tocco dentro, basso per calcio di prima, tiro di prima. Incredibile come l'ha presa. Adesso stiamo giocando nettamente meglio rispetto a prima, cioè rispetto ai primi 20 minuti in cui abbiamo fatto fatica. Siamo però in pochi qui davanti. Orsolini, tocco per Miretti, buona per Locatelli che deve guardare Vlahovic, stop, destro, sì, Dusan Vlahovic, 1-0, sì, siamo nettamente migliorati dietro, ma siamo peggiorati davanti. Questo un attimo è il riassunto di queste ultime partite che abbiamo fatto, ma va bene, cioè ripeto, con la qualità che abbiamo lì davanti, comunque prima o poi, se siamo bravi, la palla dentro la buttiamo. Attenzione, sinistro, no, dai però. Dai, ma come si fa, ragazzi? Un tiro da fuori area completamente a caso. Cioè, incredibile. Dove l'ha messa? Col piatto, dai, come si fa? Cambi. Mettiamo Luis Alberto, togliamo UEA, mettiamo Llorente che sale. Poi ci tolgo Molina e ci metto Chiesa. A sto punto non ho niente da perdere. Chiesa che sale. Ci tolgo anche Vlahovic e ci metto Milik. Non mi interessa. Dai, però, buttare due punti così per un tiro da fuori area. In una partita in cui abbiamo faticato all'inizio, però poi alla lunga siamo venuti fuori bene, molto bene, cavolo. 3 minuti alla fine, Orsolini, Bremer, non c'è nessuno, fatevi vedere. Tocco buono per Orsolini, dentro per Miretti, no, 3 ore per fare il tocco. Miretti, non ci credo, Milik, dentro, destro. Che cosa ha preso? No, non ci credo. No, non ci posso credere. No. Proprio mi rifiuto di crederci. Milik, scarico dietro per Locatelli. 1-2 con Milik. Milik dentro, passa. La palla non passa. Ancora buona però, sinistro. No, non volevo calciare. Llorente, boom, messo giù, punizione. L'ha data punizione. Vieni qua. Corto così. Orsolini, girati. Sinistro. Pallone parato ancora. È finita qua. Non c'è il tempo neanche per battere il corner. Finisce qui 1-1, 2 punti buttati. Cioè, adesso stiamo giocando bene, ma non riusciamo a vincere. Prima giocavamo male e nonostante questo
Comunque qualche volta i 3 punti li abbiamo portati a casa. Mamma mia, che sofferenza raga, veramente, che sofferenza. Allora, avanziamo perché c'è la partita con il Verona. 4-5 giorni di pausa. Vediamo la rosa ha recuperato. Fuori Miretti, dentro Rabiot. Fuori McKennie, dentro Luis Alberto. Molina, a destra ovviamente Llorente. Vlahovic, Chiesa. Per il resto la squadra è confermata. La lucidità è comunque alta, sì, 84. Alta ma non altissima. Andiamo a vedere un attimo nel calendario se possiamo cambiare un po'. Sì, allora per un po' possiamo mettere i piani di crescita come prima. Però poi dobbiamo ricordarci, per forza piani di crescita, i piani di allenamento come prima. Ma poi dobbiamo ricordarci di toglierli ad aprile, perché abbiamo anche la partita con la Roma del ritorno, più la partita anche questa qui, venerdì, domenica, di campionato. Quindi questo potrebbe essere un grande problema. Molto bene, vediamo se in questo modo la squadra riesce a recuperare per far salire un po' la lucidità. Questa è quella classifica, siamo al 4º posto con 41 punti. L'obiettivo potrebbe essere quello di arrivare al 2º. Ma l'Inter sta perdendo un po'? No, niente ragazzi, l'Inter o vince o pareggia, c'è poco da fare, troppi punti di distacco. Però il 2º posto è fattibile. Sfidiamo il Verona, perché ho aperto le notizie. Sfidiamo il Verona con la squadra al 100%, e quindi abbiamo l'obbligo di fare bene, anche perché loro sono tipo ultimi, quindi voglio un capo tecnico in 3 minuti. Ok? Andiamo. Tutto pronto? Ci siamo. Siamo in trasferta. Squadra in campo è la Sverona Juventus. La quarta partita del giorno. Chiesa si gira. Bello tocco per Rabiot. Guarda Vlahovic di prima dentro. Vlahovic è buona. Vlahovic stop. 1 contro 1. E gol di Dusan Vlahovic. Dopo 20 minuti sblocchiamo il match. Attacca il Verona. Occhio. Cerchiamo di contenerli. Siamo in 5. Siamo in 7. Anzi, bravo Danilo. Bravo, 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 bravo. Rabiot. Addirittura c'è Molina che sta facendo il difensore centrale. Cioè, sono così tanto dietro. Dai, prendi. Che sono messi male questi dietro. Sono così tanto dietro i nostri esterni che tra un po' si confondono. Guarda qua Molina, fa praticamente il centrale aggiunto. Occhio qui, stiamo attenti. Spazza! Mamma mia, mamma mia, che rischio. In qualche modo però riusciamo a riuscire. Tocco per Chiesa, la gara l'ha per Vlahovic. La palla è per lui. Vlahovic può andare sul sinistro, può andare fino in fondo. Poi dentro passa per Chiesa, la palla non passa. Siamo ancora noi però. Rabiot, Locatelli, scarico dentro. Buono per Vlahovic. Fino in fondo, ora dentro. Bassa, ok. Chiesa, Chiesa, Chiesa sinistro. Tiro parato, resta lì. Rete. Bene, bene. Un po' di fortuna. Marcus Llorente. Io non so come fanno Llorente e Molina a fare la doppia fase, perché davvero, cioè Molina e Llorente fanno i difensori centrali, però poi all'improvviso li vedi anche davanti. GG per noi. Però mamma mia, che lavoro strepitoso che stanno facendo i due giocatori che abbiamo comprato nel mercato di gennaio, e che forse ci hanno svoltato la carriera, che ci hanno dato quello che ci mancava dietro. Ecco Kim, vorrei fare anche dei cambi, Locatelli, tocco per Vlahovic, dentro bassa, è passata Chiesa, 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 Chiesa destro, rete 3-0. Sì, volevo fare i cambi e adesso li facciamo con il capo tecnico. Facciamo riposare Rabiot, mettiamo Miretti, Luis Alberto lo lasciamo fuori, lo mettiamo fuori, anzi dentro McKennie. Poi faccio riposare anche gli esterni, ci metto Weah e a destra ci metto Orsolini, tolgo anche Chiesa e metto Milik. Basta, va bene così. Capo tecnico al 64esimo, potremmo sicuramente farli prima questi 3 gol, però non importa. Non importa ragazzi, adesso l'importante è portare a casa i 3 punti in partita in cui siamo nettamente migliori dei nostri avversari. Andiamo subito al risultato, vediamo un po'. Finisce 3-0 con Bremer che si fa ammonire. Va bene. Direi che ci sono i presupposti anche per fare un'altra partita. Vediamo un po' se è semplice, la faccio. È col Frosinone. È col Frosinone, quindi la facciamo. Una settimana di pausa, vediamo se la squadra ha recuperato con i nuovi allenamenti che sto facendo. Vediamo. Sì, la squadra ha recuperato. Luis Alberto mi ha mandato un messaggio. Vediamo un po'. Andiamo a ringraziare per le occasioni che mi ha concesso ultimamente. Ora sono molto più felice riguardo al mio impegno in squadra. Ok, va benissimo Luis Alberto. Non penso che tu sia ancora felice. Non so se lo vedete, ma comunque c'è ancora la striscia rossa con la faccia arrabbiata. Però almeno non lo so. È meglio di prima, ecco. Leggermente meglio, forse. No, è sempre molto scontento. Vabbè, però lui intanto ci dice che sta meglio e noi ci fidiamo di lui. Questa è la squadretta, signori, la squadra ha recuperato, quindi possiamo andare anche avanti così con 100 di lucidità. 100 di lucidità. 100, non ho mai visto quel valore in vita mia. E adesso sì, la squadra è pronta, ragazzi. La squadra è perfetta adesso. Sfidiamo il Frosinone, ultimi in classifica. La squadra al 100% di lucidità con l'ultima in classifica. Se non vinciamo 3-0 entro il primo tempo, allora vuol dire che facciamo schifo. Cioè, lo dico proprio tranquillamente. Andiamo dentro. Ci siamo, siamo in casa davanti a tutti quanti i nostri tifosi. Juventus Frosinone, l'ultima partita di questo episodio. Luis Alberto, tocco per Llorente, dentro passa per Vlahovic che si gira e lì sinistro. Vabbè, 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 adesso iniziamo, eh. Non entrerà mai questa palla. Tocco per Chiesa, stop, dentro passa, 1-2. Bellissimo, Chiesa. Oh, finalmente, finalmente, finalmente vedo delle belle azioni. Sì, era dal FA 23 che non vedevo un'azione così bella. L'1-2 con Chiesa che fa il movimento, perfetto, perfetto, cavolo. Certo, contro l'ultima in classifica, contro il Frosinone, con 100 di lucidità, ma va bene così. Chiesa recupera palla, tocco per Luis Alberto, filtrante per Vlahovic che va sul destro, nel piede buono, mette dentro, passa per Llorente, scarico per Chiesa, destro, rete, mamma mia, 20° gol, 20° gol in Serie A per Federico Chiesa, capocannoniere di questo campionato. È uscita prima la statistica, si trova al 1º posto, cavolo. Sente il 100 di lucidità, si sente veramente.
veramente tantissimo, cavolo. Sì, bisogna un attimo imparare a giocare un attimo con i... Oddio, Luis Alberto, che stai facendo? Hai avuto un mancamento. Stavo dicendo, bisogna un attimo capire come utilizzare al meglio i programmi di allenamento. No, buco difensivo. Buco difensivo, meno male che questi hanno i piedi storti. Ecco, contro un'avversaria diversa, questo sarebbe stato gol e la nostra disattenzione sarebbe stata punita. Llorente, tocco per Chiesa. Attenzione qui, perché Chiesa può allungare per Vlahovic che si ferma. Devo aspettare la sua posizione di Llorente, che può mettere dentro passa per Chiesa, anzi per Vlahovic, anzi per Chiesa, non sto capendo nulla. Rabiot, destro, rete, sì, 3-0. Dai, finalmente è arrivato, finalmente è arrivato. Siamo partiti bene, poi siamo crollati un botto. Fu Luis Alberto dentro McKennie, ho dimenticato di portare Fagioli, eh. Adesso c'è Miretti, Fagioli mi sa che l'ho lasciato nelle riserve. Togliamo Chiesa, mettiamo Milik che fa la punta ovviamente. Poi togliamo anche, chi possiamo togliere? Possiamo togliere Molina e mettere UEA, togliere anche sì, Llorente e mettere Orsolini. 5 cambi effettuati, KO tecnico, altri 3 punti portati a casa. E sono molto contento, sono veramente contento, perché finalmente abbiamo trovato la quadra. Andiamo subito al risultato, vediamo un po' come finisce la partita. Finisce così, 3-0, con l'Inter che vince ancora, incredibile. Cioè questi fanno il record di punti in Serie A, tutte vittorie, 0 sconfitte, è veramente qualcosa di incredibile. Avanziamo nel calendario, 7 giorni di pausa. Proprio modo per quanto riguarda l'osservatore, ma non ci interessa perché abbiamo già fatto l'obiettivo e quindi possiamo anche lasciar perdere tutti i giovani che ci stanno trovando, anche perché non troverebbero spazio in questa squadra che attualmente è troppo forte per loro. Adesso la partita contro il Napoli che si trova al sesto posto. Questa è la classifica, 47-44. Signori, dobbiamo assolutamente vincere questa gara per blindare il quarto posto. Arrivare terzi, arrivare secondi non cambia assolutamente niente. L'importante è blindare la qualificazione alla Champions League. Infatti, ancora non ve l'ho detto ma ve lo dico adesso, continueremo a giocare finché non abbiamo la matematica certezza di andare in Champions. Se abbiamo 15 punti di distacco per esempio dalla quinta, non le giochiamo le altre per arrivare al terzo posto, anche perché dobbiamo fare 3 stagioni, poi ci sarà anche la Champions, bisogna anche fare poi altre 2 squadre, la grafica ve la metto qui, ci sono anche altre 2 squadre, quindi l'obiettivo adesso è blindare il quarto posto e poi possiamo semplicemente andare alla prossima stagione. Ma per fare questo dobbiamo battere il Napoli, e la squadra c'è tranne Luis Alberto, tutti hanno lo stesso programma di allenamento, ma Luis Alberto non sa per quale motivo è sempre stanco. È incredibile. Sarà forse per la lucidità. Ha poca lucidità e perché è scontento, cioè non si sa per quale motivo. No, ha tanta lucidità. E forse perché è scontento e quindi si stanca di più. Che ne so, raga, che ne so. Però tutti quanti hanno lo stesso piano identico di allenamento, quindi non può essere un caso. È qualcosa che non va in Luis Alberto. Comunque, io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo direttamente domani con un video importantissimo. Sì, o domani oppure alle 19. Non so quando vedrete questo video. Se questo video è uscito alle 14:30, ci vediamo alle 19. Se no, ci vediamo domani alle 14:30. Giocheremo delle partite importanti: Napoli, Atalanta, Lazio, e nel mezzo c'è anche la partita con il Genova. Poi c'è la Roma in Coppa Italia. Ok, io punto a vincere tutte queste 4 partite, perché se facciamo 4 vittorie su 4 a marzo abbiamo praticamente blindato la zona Champions e poi ci possiamo concentrare poi sulla Coppa Italia, che è l'unico trofeo che possiamo vincere. Io vi saluto e vi ringrazio, sono veramente contento di come abbiamo giocato oggi. Tutte vittorie tranne un pareggio 0-0 con l'Inter e anche 1-1 con l'Udinese. Però abbiamo giocato bene tutte le partite e questo è quello che conta. Io vi saluto, qui dalla Juventus è tutta, è tutto bella.